Miceli disegna da mo', diciamo, perché disegno da un bel po' di anni. Ho avuto l'occasione di partire con delle piccole case editrici della zona per poi fare un salto con Renoir, l'editore Renoir di Milano, creando assieme agli amici Maconi e Paoloni e Berti Lorenzi, pardon, Scalera e De Stefanis, il fumetto Tales of Avalon, appunto. Tales of Avalon è stato un tributo a Jack Kirby che per noi è l'icona del fumetto. Abbiamo cercato di onorare i suoi operati, i suoi mondi, creando appunto un fumetto che mescola miti e leggende. Progetti per il futuro? Beh, innanzitutto realizzare appunto e terminare questa miniserie. E dopodiché, diciamo, ci sono due o tre progetti in cantiere, come assieme all'amico Capigatti, cioè di Venezia, ci sarà, nonché scrittore di Capitan Venezia, ci sarà un progetto Kickstarter che dovrebbe partire, ma siamo proprio agli inizi, insomma. Vorrei fare un qualcosa di mio, ma purtroppo tempo permettendo, ovviamente. Abbiamo ideato questa 3 giorni a fumetti, appunto chiamata il weekend friulano dei fumetti. E siamo veramente siamo contenti, molto contenti anche dell'afflusso di gente che abbiamo avuto già al venerdì, che abbiamo partito appunto la kermesse venerdì 10 e durerà fino a domenica 12. Abbiamo fatto una mostra dedicata ad Orfani, il nuovo fumetto bonnelliano, con la partecipazione di Gigi Cavenago, Matteo Cremona e Davide Gianfelice. E abbiamo dedicato uno spazietto appunto a questa nuova realtà del fumetto. Vi invito a Morsan Comics 2016. Morsan Comics è una piccola realtà, sta crescendo, sta nascendo, è essenziale e dovete esserci al Morsan Comics 2016.